La Biagio per catapultarsi in zona playoff, il Monte Giorgio per non fare andare deserta l'ultima chiamata. Questi gli ingredienti dell'interessante sfida che va in scena la quintultima giornata al Comunale di Chiaravalle. E si parte col piglio giusto, almeno per quello che riguarda la formazione picena. Al secondo minuto, dopo un paio di infruttuose sgroppate, alla terza Sbarbati serve orizzontalmente Rossi, destro, forte ma impreciso del centrocampista in maglia rosso-blu. Passa però un solo minuto, siamo al terzo e piceni sorpresi su questa palla lunga che lancia Negozzi. Per il centravanti è buona la seconda conclusione, dal momento che nella prima occorre dare a Falcetelli ciò che è di Falcetelli, ovvero l'onore di una grande parata. Biagio comunque in celere vantaggio. L'avvio folgorante d'incontro non ha un seguito, almeno a livello di occasioni da rete. Per ravvivare il servizio il cronista deve annotare al 38esimo l'espulsione di Fenucci, allenatore del Monte Giorgio, allontanato dall'arbitro Traini. Senza il suo condottiero nel rettangolo di gioco, il Monte Giorgio serra i ritmi e rende vivo il finale di frazione. Al 40esimo, sinistro di Sbarbati di controbalzo con palla che sorvola la traversa. Poi subito dopo, siamo al 41esimo, timida conclusione di Sulpizzi che Lombardi osserva sopra di sé. Infine, 42esimo, Sbarbati si fa largo intercettando questa palla dai 16 metri e provando la conclusione di Potenza che non ha fortuna. A inizio di ripresa bastano però 50 secondi alla squadra di Fenucci per riequilibrare l'incontro. Minozzi infatti fa centro con questa sberla dalla distanza su cui Lombardi, complice forse una leggera deviazione, nulla può. 14esimo, ancora brivido per i padroni di casa, e sempre Minozzi a seminare scompiglio, dribbling a rientrare, diagonale su cui Lombardi ci mette i pugni, poi Sulpizzi fallisce l'inserimento. 21esimo, Malavenda prova a scongelare la staticità della sua squadra, fuori Pieralisi, Zoppicante e Cecchetti, dentro Cavaliere e Parasecoli. Al 24esimo ancora Monte Giorgio, passa l'acqua per Sbarbati, esemplare il gioco aereo del centravanti, ma la bandierina alzata dell'assistente Dervisci vanifica tutto. 28esimo, San Paolesi inventa la giocata per Rossini, il quale tenta il colpo di fino sul primo palo, prodezza che resta però solo nelle intenzioni. Ultima occasione al 38esimo, Sbarbati recupera palla dalla propria tre quarti, direttamente d'azione d'angolo, si fa 40 metri col pallone al piede, buono il taglio per Minozzi sul quale recupera in affanno la retroguardia di casa. Forcing finale della Biagio con poca lucidità, il risultato finale di 1-1 è sostanzialmente giusto.